All'Aquila basta un rigore di Marchionni a inizio ripresa per fare suo il big match con l'Angolana, in anellare la sesta vittoria consecutiva in campionato e agganciare il Giulianova in vetta alla classifica a quota 25 punti. La partita si accende all'undicesimo, percussione di Sarrizzo sulla destra, sponda di Marchionni che porta alla conclusione Carbonelli, tiro respinto da Marco Tullio con proteste aquilane per un presunto tocco di braccio di un uomo in casacca nerazzurra. Per il direttore di gara è tutto regolare, il gioco prosegue. Risposta dell'Angolana al minuto 13, conclusione di Marcucci bloccata a terra da Barbagallo. Sul ribaltamento di fronte di nuovo pericolosa l'Aquila, fendente di Marchionni respinto da Marco Tullio, sulla sfera vagante si avventa a Santi Rocco, ma l'estremo difensore dell'Angolana è bravo a chiudergli lo specchio della porta. Al 19esimo Carbonelli vede Marco Tullio fuori dai pali e prova a beffarlo dalla lunga distanza, ma la palla si perde alta sopra la traversa. Grande occasione per l'Aquila al 38esimo, traversone di Sarrizzo dalla destra, sponda di Santi Rocco ad agevolare la volée di Corticchia che, deviata, si stampa sulla traversa. Sul successivo calcio d'angolo il colpo di testa di Diarra si spegne di poco sul fondo. La frazione va in archivio con il tentativo di Sarrizzo dal limite dell'area. La sfera, toccata da un difensore dell'Angolana, mette fuori causa Marco Tullio, ma va solo a lambire il palo destro della porta nerazzurra. La ripresa inizia con un tentativo lato Angolana griffato Lombardi. Barbagallo a mano aperta alza in calcio d'angolo. All'undicesimo Sarrizzo va via in velocità sulla destra, entra in area e viene steso da Cichella. Per Cipolloni di Foligno ci sono gli estremi per la concessione del calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Marchionni che sceglie la soluzione di precisione. Marco Tullio è spiazzato e l'Aquila si porta in vantaggio. La partita scorre via senza particolari sussulti fino alla mezz'ora, quando l'Angolana ci prova con il neo entrato Alex Dercole. Sta filata dalla distanza, sfera sul fondo con Barbagallo in controllo. Ospiti che nel finale restano in 10. Brutto fallo su Diarra del già ammonito Scurti, secondo giallo per il numero 2 dell'Angolana, che quindi finisce in anticipo sotto la doccia. Nonostante l'uomo in meno, gli ospiti provano a profondere il massimo sforzo offensivo fino all'ultimo dei 5 minuti di recupero, ma sbattono contro l'ordinata retroguardia dell'Aquila che blinda così risultato e 3 punti. Domenica 6 novembre, Eccellenza di nuovo in campo. L'Aquila sarà di scena dal Badriati, l'Angolana invece riceverà il Giulianova. Abbiamo fatto una grandissima gara contro, secondo me, una squadra forte, e gli faccio i complimenti a loro perché sono una squadra forte, l'avevo visto nelle immagini e oggi mi hanno dato conferma che sono una squadra organizzata e forte, e quindi ha più valore ancora la prestazione della mia squadra, perché poi il primo tempo credo che abbiamo giocato a un ritmo incredibile. E siamo tornati il primo tempo 0-0, ma meritavamo ampiamente di stare sopra. E secondo tempo, dopo il vantaggio, siamo stati bravi, siamo stati tenaci a portare a casa il risultato, e quindi sono contento di questo, ma io sono orgoglioso, lo ripeto mille volte, di allenare questo gruppo, perché poi piano piano stiamo venendo fuori con le capacità che io conoscevo, che sono prima umane, quindi di uomini, e poi di grandi giocatori. Quindi oggi abbiamo fatto una vittoria che ha una valenza molto importante, abbiamo fatto un gol e non abbiamo subito zero, e continuiamo ancora con i numeri a portarci avanti, perché quelli che sono i più importanti in questo momento, al di là della classifica, perché io ve l'ho detto, ve lo ripeto, non ci casco, non mi interessa, in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo cercare di vincere più partite possibili e poi alla fine vediamo dove ci troviamo. Una partita di calcio non puoi avere 90 minuti il sopravvento su un avversario, perché poi col ritmo che abbiamo giocato il primo tempo, al ritmo altissimo, abbiamo veramente speso tantissimo. Il rammarico è il primo tempo, che devi chiudere di più di un gol di vantaggio. Il secondo tempo poi c'è il momento che la squadra avversaria, poi parliamo dell'Angolana che non ha perso mai, ha fatto numeri importanti, poteva metterci un pochettino in difficoltà anche se non ci ha creato niente, forse un tiro in porta dove Barbagallo è stato bravo, e poi nel momento giusto ci siamo rialzati, abbiamo avuto il calcio di rigore e da lì in poi la partita l'abbiamo portata alla fine con grande energia, con grande forza, e senza credo subire niente, forse un calcio d'angolo, però ripeto, questa è la strada giusta, siamo contenti di questa grande vittoria, adesso ci riposiamo stasera e da domani si pensa alla prossima, che sarà una partita difficile. Sapevamo comunque la loro forza nel reparto offensivo, e i primi 20 minuti, devo dire 25, anche mezz'ora, ci hanno messo in difficoltà, perché comunque
sull'uno contro uno avete degli esterni molto bravi. E poi sinceramente, come dicevo prima la tua collega, abbiamo incominciato a prendere misure, però è vero anche che forse o perché magari ripartivamo da un pochino troppo bassi o un pochettino magari di più, diciamo gli ultimi 30-40 metri si poteva fare, forse con un po' di lucidità in più, però che devo dire, i ragazzi hanno fatto una grossissima partita. Fino adesso hanno fatto un campionato straordinario, quindi assolutamente questa è la prima sconfitta, sicuramente brucia, però adesso abbiamo 5 giorni per preparare la partita col Giulianova, quindi da domani testa al Giulianova e dobbiamo ricaricare le batterie. Noi l'avevamo comunque studiata, sapevamo che comunque Corticchia, diciamo, si abbassa un po' di più rispetto all'altro centrocampista, e volevo che o una delle due mezzale comunque lo andasse a prendere, o eventualmente comunque si poteva alzare anche Cichella e si abbassavano le due mezzali. E ci siamo riusciti, secondo me, perché comunque Corticchia non ho visto che ha giocato tantissimo, però poi naturalmente avendo giocatori di qualità comunque si potevano anche liberare gli altri, quindi qualche difficoltà ce l'hanno comunque creata. È stato quell'episodio del calcio di rigore che... naturalmente secondo me il fallo c'è stato, però sicuramente è da rivedere. Quello che ho detto all'arbitro, che secondo me era iniziato fuori aria, sicuramente c'è da rivedere, perché parlarne adesso senza vedere le immagini non è corretto, però mi piacerebbe rivederlo, perché secondo me è iniziato fuori aria.